Ciao a tutti bambini, eccoci di nuovo insieme per un altro video, come dico sempre io, per tenervi e per tenerci compagnia insieme. Allora, oggi facciamo una ricettina, come si dice noi, di recupero, quindi per recuperare tutto quello che magari può avanzare in cucina o in dispensa. Allora, abbiamo pensato di fare un gâteau, ovvero un tortino di patate e piselli. Però avevo anche piacere di farvi vedere dove si coltivano e come si coltivano e come nascono sia i piselli che le patate. Allora, se ora guardate insieme a me, vedete che questa è la pianta dei piselli. Qualcuno di voi magari non l'aveva ancora vista. Questa è la pianta dei piselli e questo qui, guardate, è il frutto del pisello. Guardate, eccoli qua i pisellini. Questo è l'ingrediente, è uno degli ingredienti con il quale oggi andremo a fare la nostra ricettina, ovvero il gâteau di patate e piselli. Però l'altro ingrediente fondamentale per questa ricetta qual è? Le patate. E chi di voi sa come nascono le patate? Perché non tutti lo sanno. La pianta dei piselli è un pochino più semplice, ma quelle delle patate non tutti lo sanno. Andiamo a vederla insieme. Eccoci qua bambini. Le patate, come nasce una patata? Quelle che generalmente mangiamo fritte, al forno, lesse. Ve la siete mai chiesto come nasce una patata? Allora, la patata viene generalmente piantata sottoterra nel mese di febbraio, ha tutto il tempo di crescere, germogliare e nascere in questa forma qui. Questa è la pianta delle patate. Però voi direte, dove sono le patate? Le patate sono qui, sottoterra. Ok? Questi sono i fiori delle patate. E generalmente le patate sono pronte da togliere sottoterra quando tutta la pianta si secca, inizia a seccare. Quello è il momento in cui le patate vanno tolte. E aspettate, bambini, che qui c'è qualcuno. Ehi, c'è Mister Patatino! Guardate, questo è Mister Patatino! Allora, sapete cosa facciamo? Oggi Mister Patatino diventerà la nostra mascotte e starà con noi per tutta l'intera preparazione della ricetta, ok? Allora, intanto Mister Patatino, facciamo vedere a questi bambini come si tolgono le patate, ok? Allora, intanto Mister Patatino lo mettiamo qua, accanto a noi, e ora vi faccio vedere cosa c'è qua sotto. Fate attenzione, eh? Andiamo a vedere. Guardate. Si sposta la terra. Eccole qua, bambini. Guardate, queste sono le prime patatine, le patate novelle. Come vi dico sempre io e con Mister Patatino, allacciate i grembiulini che ora andiamo in cucina.